Roma, città militare della Cecchignola, museo storico della motorizzazione militare. Prendiamo confidenza con una macchina storica, la prima che l'Italia come nazione, forse, ha impugnato in battaglia per esprimere la propria egemonia nel Mediterraneo. Si tratta di un autocarro costruito dalla Fiat Veicoli Industriali, in vari modelli tra il 1909 ed il 1926. L'autocarro leggero Fiat 15. Eccolo. È un mezzo dotato di un proprio autotelaio su quattro ruote a razze. Le anteriori sono sterzanti. Il motore a benzina del Fiat 15, posizionato nella parte anteriore del camion, è innovativo. Ha un'apposita pompa di alimentazione per il carburante e soprattutto è dotato del giunto cardanico per la trasmissione del moto alle ruote. Nelle sue varie versioni e cilindrata, modello bis e terra per esempio, ha un tale successo che è chiesto in licenza dalla ZIL, il principale costruttore di camion russo, che ne produrrà ben 6.285 esemplari, moltissimi utilizzati durante la rivoluzione bolscevica. Sarà massicciamente usato nella Grande Guerra, oltre che come camion anche in forma di autobus, autofficina, auto elettrica, autopompa e soprattutto come ambulanza. Diverrà anche un autoblindo, corazzato nelle acciaierie Terni. Il suo primo impiego da parte del Regio Esercito è nella guerra italo-turca 1911 per la conquista della Libia, dove ne saranno utilizzati 425 esemplari. E appunto il divo della guerra di Libia è un autocarro, il Fiat 15 Ter. È stata la prima macchina costruita in serie apposta per l'utilizzo militare. L'illuminazione del faro di marcia era ad acetilene, a gas, mentre le luci di posizione con lo stoppino a petrolio. Aveva un motore circa 4.000 di cilindrata, l'avviamento a manovella e una potenza di 40 cavalli. Riusciva a trasportare 4 tonnellate di carico alla velocità di 40 km l'ora. Era un mezzo, in qualche maniera, protagonista di questa guerra, una guerra motorizzata, una guerra che richiedeva ormai macchine e macchine nuove costruite apposta per il deserto. E per i soldati era una specie di mamma, portava le armi, pettovagliamento, trainava il cannone e poi nei momenti di riposo, quando non c'era battaglia, dormivano all'ombra, sempre del camion. E furono così coraggiosi gli autieri del 15 Ter che alla fine della guerra di Libia ricevettero tutti la croce di guerra.